Festa grande oggi a Rimini per 100 giovani usciti dal tunnel proprio della droga e ora tornati per fortuna alla vita. Tutto merito dell'associazione Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi. Il servizio è firmato da Monica Di Loreto. È un giorno bellissimo, poi specialmente per noi, che oggi mio figlio prende l'attestato che ha finito il percorso in comunità. E per noi oggi è come se un figlio che avevo perso che l'ho ritrovato. È emozionato il signor Giacomo perché il suo ragazzo finalmente, dopo anni di calvario, è riuscito ad uscire da un tunnel che sembrava non avere luce. Non era l'unico papà a festeggiare questa mattina a Rimini, con lui ce n'erano altri 100. Tutti insieme si sono ritrovati nella parrocchia della Resurrezione, dove a presiedere la celebrazione è intervenuto il cardinale Rilco, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Un avvenimento importante non solo per l'associazione Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, recentemente scomparso, ma per tutta la Chiesa. È il momento in cui i ragazzi vengono dichiarati, si dichiara loro che hanno terminato un percorso, ovviamente, ma ne inizia un altro. Un percorso fatto di fatica, di sofferenza, di difficoltà, ma che oggi esprime la pienezza della gioia raggiunta, la pienezza della conquista di aver ritrovato finalmente il senso alla loro vita. Fare dell'amore di Dio la base di ogni gesto di carità, è questo l'esempio dato in oltre 30 anni di attività dalla comunità Giovanni XXIII. Come amava ripetere Don Oreste, chi sceglie di distruggersi con l'alcol e con la droga in fondo è una persona dal cuore ferito che non riesce a perdonarsi. Io ho avuto problemi di tossicodipendenza e sono qui, ho fatto un cammino nella comunità terapeutica e da oggi, dopo 3 anni di programma, sono riuscito a far festa insieme agli altri.